ricordarvi che l'8 marzo del 2015, ben 107 anni dopo quell'8 marzo tragico del 1908, la strada per i diritti delle donne e delle minoranze è ancora lunga da fare. La parità tra i generi, per rivendicare il fatto che donne e uomini sono uguali, che la violenza di genere tuttora esiste ed è molto spesso nascosta nelle mura di casa, ma è molto spesso anche al di fuori. Violenza è non vedersi riconosciuti i propri diritti, violenza è non veder riconosciuti i propri meriti. Noi non siamo libere, tante lotte ancora dovremo condurre prima di veder realizzato il nostro sogno. Tante lotte che non saranno solo lotte di genere, ma anche lotte di classe. Chiediamoci quale sia il significato del giorno della donna oggi, che questa ricorrenza è stata ridotta a consumista occasione per scambiarsi la mimosa. Il giorno della donna per noi deve essere un monito e un augurio, un momento per ricordare le conquiste compiute, riflettere su quanto ancora abbiamo da conquistare. Quante studentesse si sono presentate all'esame, hanno preso un bel voto e poi magari si sono chieste se quel voto fosse o meno il risultato delle sue abilità o una elargizione di un professore a cui magari era piaciuto guardarla raccontare l'esame. Chi di voi non ha vissuto sulla sua pelle pregiudizi, discriminazioni, condizioni di lavoro che solo le donne conoscono? Come sappiamo, nel mondo del lavoro la situazione è questa, ma anche la sfera sociale non scherza. Il corpo delle donne continua ad essere utilizzato come merce, metro di giudizio delle capacità e oggetto pubblicitario, che denigra l'identità di tutte le donne e permette il perpetuarsi di antichi stereotipi in salsa tecnologica. Per l'aborto, e questo è un fatto gravissimo, perché non solo in questo modo si cerca di negare alle donne un diritto sacrosanto sancito da una legge di questo Stato, ma si va contro le donne in un momento per loro difficilissimo, perché è ovvio che nessuna donna affronta l'interruzione di gravidanza a cuor leggero. Quindi siamo qui per ricordarvi che l'aborto è un diritto importante, così come il diritto a decidere dei nostri corpi. Siamo qui quindi per distribuire questi diritti con delle rose, simbolicamente, per dimostrare che invece, purtroppo, la parità è ancora tutta da conquistare. E noi saremo qui tutte per rivendicarlo l'8 marzo e tutti i giorni. Moi c'est Victoria, né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en...